La carenza di personale medico è stato uno degli argomenti al centro del convegno svoltosi nella sala riunioni dell'ospedale Mazzini a Teramo, organizzato dalla FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, fatto alla presenza dei principali attori della governance socio-sanitaria d'Abruzzo, Molise e nazionali. Viene fuori il problema del personale, ma questo è un problema relativo al, diciamo, prevalentemente in questo momento al pronto soccorso, ma ho già avuto modo più volte di ribadire che purtroppo quei concorsi, quegli avvisi vanno completamente deserti perché purtroppo sono sempre meno gli specialisti e spesso e volentieri preferiscono poter partecipare ad altri bandi dove c'è una minore responsabilità, un minor coinvolgimento. Stiamo attivando delle strategie importanti, così come l'abbiamo già fatto. In ogni caso rafforzeremo quello che può essere il momento dell'incentivazione, quello che è il momento di poter far partecipare a dei bandi anche le altre specializzazioni equipollenti, in modo che un medico possa svolgere la sua professione sia nei reparti di competenza, ma anche alcune ore da dedicare al pronto soccorso. È un esame che stiamo attenzionando da diverso tempo e stiamo internalizzando, stabilizzando quelli che sono i medici del 118. Tra i relatori il ministro della Salute Roberto Speranza, che in collegamento da Roma ha voluto fare il punto sul lavoro messo in campo dal governo, che anche grazie al PNRR ora sta investendo sulle risorse umane per la preparazione di nuovo personale sanitario. Voglio segnalare come elemento di importante, diciamo, cambiamento degli ultimi anni, per esempio, gli investimenti che anche grazie al PNRR abbiamo fatto sulle borse di specializzazione in medicina. Nell'ultimo anno sono state finanziate 17.400 borse in medicina, il triplo di 3 anni fa, il doppio di 2 anni fa. È il tentativo di recuperare, diciamo, un errore commesso in qualche modo in passato che aveva consentito la costruzione, la definizione del cosiddetto imbuto formativo, e cioè persone laureate in medicina che non avevano la specializzazione e che quindi non potevano lavorare sul Servizio Sanitario Nazionale. L'estate alle porte, ci sono le ferie, come si fa a intervenire in questi settori, soprattutto, come diceva lei, nell'ambito del pronto soccorso? Ma questo è un problema che ogni azienda sta affrontando. A volte si creano anche delle difficoltà perché si uniscono, si accorpano alcune discipline, ma è solo per un momento transitorio, proprio per far sì che il personale possa avere le ferie che merita. Io non smetterò mai di ringraziare il personale che veramente si è dedicato totalmente ad affrontare questa emergenza e continua, perché abbiamo a volte emergenze nelle emergenze.